Mister Cormaci, vittoria doveva essere, vittoria è stata. Come questo 3-0 contro il Real Gioia? Sì, era importante vincere perché avevamo anche molte assenze, quindi nonostante la loro classifica fosse da ultima in classifica, vincere le partite non è mai facile, tant'è vero che qualche problema ce l'hanno creato, ma siamo stati bravi a trovare le nostre le tre marcature e quindi ci godiamo questa vittoria, anche se poi sul finale l'infortunio a Zerbi era una cosa evitabilissima, c'è stato un'entrata di un avversario a partita finita, queste sono cose che non dovrebbero accadere e che soprattutto non servono a niente. Avete rivoluzionato la squadra per le tantissime assenze, le ricordiamo cosa è successo, come mai erano assenti i vari Falcone, i vari Iamonte, i due Foti? Sì, Falcone era la quinta ammonizione, l'ha presa con la Ludos e quindi saltava per squalifica, è esordito Zito in modo abbastanza positivo. Poi Demetrio Foti era reduce dalle due giornate che aveva avuto con il campo il San Roberto e poi abbiamo avuto espulsi con la Ludos Martino, Manganaro e Saverio Foti e in ogni caso poi a queste assenze per squalifica si sono aggiunte quelle di Iamonte che doveva fare un esame all'Università Catanzaro e quindi ci aveva già avvertito da due settimane che mancava e quindi sai, però abbiamo dato spazio a tutti i giovani e poi soprattutto credo che oggi chi è stato qui al campo ha visto l'ultima gara di Ciccio Marra, che è un giocatore che ha giocato dalla seconda categoria, gli mancava la prima categoria e quindi l'ho voluto premiare, quindi oggi non lo so se è un record o ci sono altri giocatori, ma lui ha giocato in seconda con noi, in prima categoria con noi, poi ha giocato in promozione, in eccellenza, in Serie D, in C1, C2 e in Serie B, quindi secondo me è uno dei più grandi giocatori di Melito, l'abbiamo premiato, lui fa con me la scuola calcio, quindi è un nostro tesserato, quindi chi è stato già a campo e soprattutto i ragazzi che hanno giocato con lui, hanno giocato con uno dei giocatori più forti di sempre di Melito. In effetti hai preceduto la domanda perché era proprio quello che volevo chiederti, questo giovani anziani, cioè è un bel mix, oggi è stata una giornata storica, io lo dicevo al commento prima, una giornata storica, abbiamo visto Romeo Pietro, se non sbaglio non avrà nemmeno 18 anni. Romeo Pietro è un 2003, poi ha giocato la Canà che è un 2002, Bertone che è un 2002, Zerbi che è un 2001, Violi da titolare 2000. E poi in campo c'è in ogni caso Romeo che è 97, ma Mangiola 99, Obinna 99, Martino che lo consideriamo vecchio è 96, quindi insomma è una squadra abbastanza giovane, quindi ci dobbiamo godere questa classifica e questo nostro campionato che stiamo disputando perché lo stiamo facendo con ragazzi tutti della zona e ragazzi tutti giovani, tranne Obinna che proviene da molto lontano, però è con noi da 2 anni. Benissimo, ora la prossima partita, dicevamo sempre nel commento prima, con altre 2 vittorie, quindi con 3 vittorie consecutive il Borgo comunque potrà ambire ai playoff, oppure? Se parliamo di playoff noi la prossima la perdiamo, noi guardiamo partita per partita, abbiamo una partita difficile sabato e ce la dobbiamo preparare nel miglior modo possibile. Ora ci godiamo questi 3 punti che non erano scontati perché noi siamo una squadra che riesce a fare qualsiasi cosa, quindi questa volta abbiamo fatto bene e dobbiamo riuscire a fare bene anche domenica. Borgo Grecanico batte Real Gioia 3-0 e con questa vittoria il Borgo sale a quota 31 e quindi ha un tiro di schioppo dalla salvezza. Cecio Napoli. Confermo le sue parole, peccato che domenica scorsa non siamo riusciti a portare i 3 punti, se no oggi potevamo festeggiare diciamo, quasi la salvezza matematica. Rimandiamo alla prossima, dai. Comunque avete trovato oggi, parlando della partita, una squadra che ha giocato al pallone, che vi ha reso la vita difficile, o no? Ma difficile no, oggi si doveva vincere, quindi se loro ci hanno complicato la vita meglio ancora, vuol dire che sono venuti 3 punti,
e abbiamo anche giocato bene per poter vincere. Poi nel finale c'è stato spazio per i giovani. Sì, in effetti il mister ha dato spazio a tutta la panchina, a tutti i 5 cambi, sono entrati parecchi ragazzi che fanno parte dell'Under 18, quindi quello che stiamo seminando oggi abbiamo cominciato a raccogliere qualcosa. Addirittura spazio per un Tyrannosaurus Rex uscito da Jurassic Park, stiamo parlando del leggendario Ciccio Marra, 42 anni. Vabbè, Ciccio Marra oggi ha risposto alla convocazione in quanto eravamo in emergenza e poi quei 10 minuti che ha fatto non si è smentito, è stato ed è sicuramente un bravo giocatore. Che ha meritato nel campionato di Serie B con il Cosenza. Vabbè, la storia di Ciccio Marra la conosciamo tutti, poteva andare ancora più avanti, si è fermato credo in Serie B forse o in Serie A? Serie B. Meritava forse la Serie A, comunque uno che fa un percorso dalle giovanili arriva in Serie B, già sicuramente è una buona carriera calcistica. Avete fatto di necessità virtù, quindi con tutti già squalificati, infortunati, indisponibili, che però a breve verranno recuperati in vista dell'obiettivo che è quello della salvezza e poi punti di sospensione. Allora, l'amarezza che ci è rimasta questa settimana, diciamo per il risultato, ma le espulsioni onestamente non fanno parte della mentalità della società, di mister Cormaggi, della mia, quindi l'amarezza sono i 3 punti, ma ancora di più rimane l'amarezza per come sono arrivati le espulsioni. Oggi quei 3 giocatori ci sarebbero fatti comodo, speriamo che tutte le riflessioni e le cose che abbiamo commentato questa settimana possono servire per il proseguo, perché quello che si deve capire è che il girone di ritorno, specialmente in queste categorie, non sono partite facili. Quando vai fuori casa ci sta chi ti stuzzica, chi ti provoca. Se non siamo preparati a questo è inutile parlare di playoff. Cioè i playoff si possono arrivare come? Andando fuori casa, cercando di gestire le partite al meglio possibile, cercare di vincere e limitare i danni. Porfido Vincenzo del Real Gioia, una grande partita con la squadra pianeggiana che avrebbe sicuramente meritato almeno un gol. Sì, noi purtroppo quest'anno abbiamo avuto dei cali, specialmente con il mister che come ha detto lui ci ha abbandonato, però stiamo cercando di andare avanti. E ogni partita diamo il meglio di noi. Cerchiamo di difendere sempre il risultato, ma purtroppo è molto difficile, senza allenamento, senza... Avete onorato però l'impegno fino all'ultimo. Sì, sì, questo qua lo onoreremo sempre fino a che non finisce il campionato. Noi oggi abbiamo giocato con una bella squadra, ha meritato di vincere, e noi abbiamo fatto qualche azione... Potevamo fare un gol, però è stato molto difficile. Avete giocato senza timori reverenziali, a viso aperto? Sì, 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 noi tutte le partite giochiamo a viso aperto, tutte. Ancora il campionato non è finito? Ancora non è finito, ci sono altre 9 partite, 9 o 10 non mi ricordo, e cerchiamo di fare qualche risultato in più.